Buongiorno Fiorellini, buongiorno. Allora, oggi è il 5 gennaio e domani è la Befana. Non cambierà molto per nessuno di noi. Il fatto che domani sia la Befana non è mai stata la Befana, diciamo, una festività molto sentita in quel di Verona. Per noi a veronesi era Santa Lucia. I regali arrivavano a Santa Lucia. Poi la Befana aveva questa, diciamo, doppia, cioè che portava il sacco di buoni doni, a, diciamo il sacco della Befana, no? Ai bravi, e del carbone ai cattivi, quindi c'era questa, non era proprio il massimo della, diciamo, della festività. L'Epifania che tutte le feste le porta via. Non starò lì tanto a rivangare quanto detto nei giorni scorsi. Mio figlio Rudy mi ha sottolineato, e devo dire che anche oggi Aldo Grasso sul Corriere lo ha rimarcato, che i russi hanno fatto un programma molto bello, adesso me lo andrò a vedere con calma, prendendo in giro tutta la nostra storia televisiva degli anni 80-90. Quindi è incredibile come la nostra musica dell'epoca sia veramente apprezzata in quel della Russia. Se c'è qualche russo che mi vuole far andare lì in Russia a cantare, io vado subito. Non sono mai stato in Russia, e quindi sarebbe una bella occasione per poterci andare. Potrei fare anche le canzoni di Cotugno, di Modugno, di Celentano, che non prende l'aereo, per esempio. Celentano l'hanno invitato mille volte ad andare in Russia, ma siccome non prende l'aereo, mi pare che ci sia andato una volta, lo hanno costretto ad andarci. E, per esempio, non è mai andato negli Stati Uniti, dove pensate che la Warner gli aveva offerto un contratto della Madonna, quando era, diciamo, l'apice Celentano, ti parlo degli anni Ottanta, e lui non lo vuole sapere perché non prendeva l'aereo. Peccato però, no? Beh, ma neanche Fiorello mi pare che lo prenda. Una volta avevamo fatto uno spettacolo su una nave, una convention dove c'erano tutti convocati, tutti i più grandi artisti italiani. C'ero anch'io, io però facevo un po' il diciamo un po' il ero quello che facevo tutte le sere, no, con l'orchestra. Poi c'erano le grandi star che invece si esibivano una volta ogni tanto, e per l'ultimo concerto avevano convocato Fiorello. A un certo punto questa nave vedo che ormeggia il molo di Monte Carlo. E io dissi ai responsabili, dico strano, perché io ho fatto un sacco di crociere e di solito si ormeggiava nella baia di Cafferrà, che è dietro, no? Dietro Monte Carlo c'è Cafferrà. E di Villefranche, insomma. E baia di Villefranche. E disse no, abbiamo dovuto ormeggiare la barca a Monte Carlo, tra l'altro spendendo parecchi soldi, perché è una cosa molto rara, poco diciamo consona, ma siamo stati costretti a farlo perché Fiorello non solo non piglia l'aereo, non solo non piglia l'elicottero, non solo non piglia l'aliante, ma non sta sulla nave ormeggiata al mare, deve avere la nave attaccata al molo. Vabbè, beh. Comunque abbiamo fatto. Poi abbiamo attraccato e la cosa è andata come sapete. Bene, mi sono un po' dilungato per raccontarvi un po' storie della mia vita e aspettiamo l'oracolo della Pizia che ci dica qualche notizia su quanto sta accadendoci, ma non ci sono molte novità. Tutti blaterano, parlano, crisi di governo, rimpasti. Ma rimpasti di che cosa? Rimpasti che fa il pizzaiolo. Noi dobbiamo lavorare e siamo ancora in balia di non so che cosa. Ma oggi, dai, voglio essere un po' speranzoso. Si parla per la prima volta di zona bianca. Oggi è la prima volta la zona bianca. Com'è la zona bianca?
Come sarà? Con la zona bianca allora riapriranno gli orari consueti, allora forse con la zona bianca potrò ritornare a fare il mio spettacolo da qualche parte. Vabbè, nell'attesa che arrivino, che si schiariscano le idee oltre che le zone, vi auguro una ottima giornata, ricordandovi una cosa curiosa. Il massiccio etiopico dell'Amba Aradam fu scenario degli italiani che vinsero una battaglia contro il Ras Mulu Kietà. Era il febbraio del 1936. C'era varie zone, c'era l'Amba Alagi, ricordate, dove già c'era stata una battaglia, e c'era anche Amba Aradam. Il significato adesso di Erno è simile un po' a quello del Risorgimento, quando si dice fare un 48 per dire un gran casino. Arriva l'Ancillotto, succede un 48, vi ricordate, diceva una pubblicità, un carosello. Quindi fare un gran casino, fare un ambaradan, è successo un ambaradan. Quindi non è una parola inventata, c'è proprio l'ambaradan, era un'altura, un massiccio, su cui gli italiani vinsero una battaglia, vabbè, almeno una. E se andate a Roma, vicino a Piazza San Giovanni, quella strada che porta su in salita, vedrete che si chiama Via Ambaradan. È importante saperlo? No, però, no, fa sempre notizia. Potrete sciorinare questo sapere in un pranzo tra amici. Pranzo, perché cena non si esce. Ciao!